Frulli, questo video è già abbastanza disagioso senza di te. Buongiorno ragazze, bentornate sul canale. Questo video è particolarmente buio, come potete vedere, perché mi si sono fulminate quasi tutte le lampadine. Perché io mi dico non posso vivere una vita normale. Ma questo non inciderà sul video, sulla qualità, credo, spero, comunque sul contenuto. Partiamo malissimo. Questo è il video dei prodotti finiti del periodo e alla fine ci aggiungo anche qualche prodotto bocciato. L'avevo detto su Snapchat, siccome a volte mi capita di non trovarmi bene con dei prodotti, ho pensato che se ci sono li metto in coda ai prodotti finiti, al video dei prodotti finiti. Comincio parlandovi di questo doccia schiuma di Sephora, si chiama Biatomic, bagno doccia cotton flower. Questo qui credo che sia stato dell'edizione di San Valentino, perché era tutto rosa e dentro, non so se lo vedete, che galleggiano, ci sono dei cuoricini. Secondo me in una vasca da bagno sarebbe stato carino avere questi cuoricini che galleggiano, ma io ho solo la doccia. In ogni caso è un buon bagno schiuma, doccia schiuma, io l'ho usato come doccia schiuma, fa una bella schiuma ed ha un buonissimo profumo. A me il profumo Cotton Flower di Sephora piace veramente tanto. E te pareva? Dai, stai qua, se fai il buono puoi rimanere, se non mozzichi. E sempre della stessa linea c'era questo qui che è il sapone per le mani, sempre Fleur de Coton Cotton Flower, stesso, come si dice, stesso profumo. È buono un sapone per le mani, le lavava. La confezioncina sempre San Valentinosa, molto carina. Ho finito questa maschera qui di testa nera, è la Million Gloss 10 giorni di brillantezza trattamento. Buonissimo profumo, mamma mia, buonissimo profumo, ma la maschera fa pena. Ovviamente è un puro parere personale, non voglio che poi si dica ecco questa maschera fa schifo mentre io mi ci trovo benissimo, bla bla bla. Ovviamente sono solo pareri personali. Questa maschera lascia un profumo pazzesco sui capelli, però a me non li andava ad idratare, nel senso che paradossalmente magari mettevo il balsamo, poi mettevo la maschera, la lasciavo su anche 5-10 minuti, sciacquavo e sentivo i capelli già così. Che senso ha? Dovrebbero essere molto più morbidi, no? Dopo la maschera, invece no. Ho finito questo struccante bifasico di Pupa, viso, occhi e labbra. È un buon prodotto, anche se non lo ricomprerei, nel senso, questo mi è stato inviato, non lo comprerei io di testa mia, perché è un buon bifasico, però non l'ho trovato particolarmente eccezionale. E una grossa pecca secondo me è il packaging, che ha praticamente la chiusura e l'apertura così, e a me sbrodolava sempre tutto e mi macchiava il piccolo contenitore dove tengo tutte le robe per lo struccaggio, quindi dovevo tenerlo sempre a bordo lavandino, usarlo e poi sciacquare la confezione. No, ho finito questo solvente per unghie senza acetone di Deborah. Ho detto l'accento giusto, perché mi confondo sempre con Sephora, mentre questo è Deborah. Già usato più e più volte, l'avete già visto più e più volte nei prodotti finiti, mi piace, toglie delicatamente lo smalto senza andare a seccare troppo l'unghia e basta. Ho finito questa crema di Mediterranea, è la All Skin Fluido Anti-Age Idratante, la usavo come crema notte. Un profumo di crema della mamma, non so come dirvelo, però ha quel sapore lì, quei ricordi lì, è molto buona e anche come crema, al di là del profumo, è molto buona, a me è piaciuta tanto perché ha questa consistenza molto crema barra sorbettosa, è di abbastanza rapido assorbimento e lasciata lì agire durante la notte, io comunque la mattina mi svegliavo con una bella pelle morbida, quindi a me è piaciuta. Due profumi che ho finito e che erano lì da 7 miliardi di anni con un piccolo residuo sono questo di D&G che è l'Imperatrice, che è molto 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 buono. Io avevo comprato, ma vi dico, 3000 anni fa, questo e la Lune, che devo ancora finire, e tra i due preferisco la Lune perché è molto più particolare, molto più misterioso come profumo. Questo è molto buono, se vi capita andatelo a sentire. L'altro profumo che invece ho finito è Hypnose di Lancôme, che è un grande classico, mi piace anche se non è un profumo che mi caratterizza a livello di personalità eccetera. È molto dolce, è veramente tanto tanto dolce, è buono, però non è
come si dice, nelle mie corde al 100%. È quasi finito, però è diventato di una consistenza immettibile, il Collistar correttore filler unghie anti-imperfezione anti-giallo. Questo smalto lo mettevo sempre, perché adesso non l'ho più ricomprato perché sto meditando di fare il gel. Lo mettevo dopo aver messo una piccola passata di smalto indurente. Poi mettevo questo perché le mie unghie, essendo veramente sfaldate, alla fine hanno quell'avvallamento che questo smalto va a riempire, in modo da avere una superficie omogenea dell'unghia perfettamente riempita dove ci sono appunto i buchi. E poi, una volta asciugato questo, ci metto sopra lo smalto, il top coat, e siamo a posto. Ho delle unghie che a vederle non si direbbe mai che sotto ci sono praticamente i crateri. Passiamo al make up. Ho finito questo eyeliner puro di Deborah sempre, e sinceramente non mi è piaciuto particolarmente. Ha una bella punta, però stesso problema che hanno tantissimi eyeliner a penna, cioè che magari riesce a farci un occhio bene e l'altro occhio non lo fai perché non scrive più, quindi lo devi tenere a testa in giù, ripassarlo dopo, insomma. No, no, no. Ho finito il Pro Longwear di MAC. Purtroppo questa confezione lascia sempre un minimo di residuo, però guardando dentro veramente non c'è praticamente niente, dovrei romperla, ma è di vetro e quindi rischierei di andarmi a correggere le occhiaie e far sanguinare la mia faccia con le schegge, e forse non è una cosa simpi. La mia colorazione è NV20 e compro questo correttore in questa tonalità da anni e anni e anni. L'ho già ricomprato, lo sto già usando, è il mio correttore preferito, veramente lo amo e ve lo consiglio da secoli. E qui il lutto: Frat Boy di The Balm. È così, ma non era così, perché non era ancora finito, però si era completamente crepato e un'altra caduta, anche se leggera, l'ha definitivamente ucciso. Non c'erano più speranze e così io sono corsa e me ne sono andata a comprare un altro, perché questo è il mio blush preferito. Se io devo uscire, devo star fuori una notte, se devo partire o non lo so, questo è indubbiamente il blush che mi porto via sempre. Non sto neanche lì a scegliere, perché è di un bellissimo color corallo, rosato, non ha glitter, non ha niente, opaco, e mi piace da morire perché ti dà quel tocco di vita in modo naturale ed è perfetto. Frulli, passiamo adesso ai prodotti bocciati che sono contenuti in questa fantastica borsetta. Il primo bocciato è questa cipria di MAC, che è Pro Longwear Powder Pressed. Io uso la colorazione light e faccio così perché ci ho provato in tutti i modi ma non mi piace. Cialda dura. E questa cipria, quando la metto, non mi fissa bene il fondotinta, e anche se ne metto una quintalata, comunque tendo a lucidarmi abbastanza. Quindi veramente ho provato a usarla in tutti i modi, io ci provo sempre, però no. Boccio poi questo prodotto di Mediterranea, che è la Action Renew Cream, crema viso, notte, nutriente, bla 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 bla. Allora, non posso dirvi com'è questa crema, perché ho provato a metterla una volta, ma ha un profumo agrumato che mi dà un fastidio pazzesco, ragazzi. Non riuscivo minimamente a tenerla su. Ci ho provato una notte, ho detto fa che io mi addormenti perché non posso più sentire questo odore. Ci ho riprovato la notte dopo e non ce l'ho fatta, sono dovuta andare a lavarmi il viso e ho detto io questa crema non la posso usare perché ha veramente un profumo troppo forte. Potrebbe essere la crema migliore del mondo, però io non riesco. Altro prodotto che boccio e che ho veramente da centinaia di migliaia di anni è questo prodotto qui di Illa Masca, che è il Powder Foundation. Il colore è andato via, però credo che sia la tonalità più chiara nel sottotono giallo. Vedete che ci ho provato. E se vi dico che io, arrivata a questo punto, ci ho rinunciato e ho deciso di eliminarlo, fidatevi. Ci ho provato anche qui in tutte le salse, in tutte le lingue, ci ho provato come fondotinta in polvere, ma assolutamente no. Ci ho provato come cipria, addirittura pure come cipria, non è bella, non dà un bell'effetto, ha una polvere
grossa, non mi piace per niente. Come fondotinta in polvere barra come cipria più coprente, il MAC Studio Fix Powder è il top of the pops. Di Deborah boccio questi nuovi smalti. Io ho queste due colorazioni qua, questa è la numero 14 e questa è la numero 08, e sono i Deborah On The Go Gel Effect Extra Tenuta. Da una parte abbiamo lo smaltino e dall'altra parte abbiamo un top coat. Ci ho provato una volta, mi sono sbeccata subito, e la cosa che ho notato sia dell'una e dell'altra colorazione è che, anche se date una passata abbondante, non è omogenea. Quando non ho tanto tempo, non ho tanta voglia di star lì a perdere le ore sulla manicure, io faccio una passata abbondante di smalto, top coat e basta, non sto neanche lì a fare due passate. Mi basta una passata bella corposa, omogenea, stesa bene e sono a posto. Ma con questo è impossibile, perché un'unghia vi viene bene, l'altra invece lo smalto si apre e non si riesce a stendere omogeneamente. Boccio anche questo balsamo labbra di Lush, è il Baciami. Questo qui lo tenevo nella mia postazione make up e lo usavo prima di cominciare a mettere il fondotinta e cominciare quindi a truccarmi, in modo da arrivare allo step del rossetto con le labbra super idratate. Questo balsamo labbra però ha i grumi, cioè non so se è un difetto solo del mio, però questo balsamo labbra ha i grumi, quindi lo metto ma ha i grumi, grumi duri, tipo granelli, non riesco a capire se è un difetto del mio balsamo labbra o sono tutti così. Bocciatissima questa crema di L'Oreal che è Revitalift Magic Blur. Allora, io avevo portato questa crema a casa del mio ragazzo da tenere lì, perché quando sono lì almeno non mi porto dietro tutta la casa, ho una cremina giorno e sono a posto. Ha una consistenza terrificante e quando la andate a mettere vi sembra di spalmarvi una crema siliconosa, un silicone, un... non so come spiegarvi, un primer, ecco. La mettevo e sì, Revitalift Magic Blur molto probabilmente ha quel concetto del primer, quindi di andare a levigare, a riempire magari rughette d'espressione o pori dilatati. Questo era un treno, credo. Però non mi andava ad idratare un cavolo, cioè, quindi io la mettevo e comunque rimanevo lì. È come se avessi messo un primer sopra pelle nuda e non idratata. Ultimo prodotto che mi sento di bocciare è questo mascara di L'Oreal, Volume Million de Cils Feline. Allora, me l'avete visto utilizzare in qualche video ed ha un effetto veramente bellissimo. Questo mascara è stupendo a livello di effetto, ve lo assicuro, ha uno scovolino curvo di questo tipo, è davvero ottimo, quindi vi starete chiedendo perché lo sto bocciando, perché non si leva nemmeno col Cristo. Ho provato con gli oli, ho provato col bifasico, con tutto l'unto del mondo, ma non viene via, mai. E quindi, cioè, vi viene proprio da strapparvi le ciglia e dire basta! Non ho trovato un modo per uscirne, quindi nonostante mi faccia un effetto incredibile, non si toglie, quindi non lo ricomprerei e ho smesso di utilizzarlo perché non posso veramente diventare deficiente al momento dello struccaggio. Ovviamente questi sono tutti pareri iper mega personali. È molto facile che alcuni di voi si siano trovati bene con i prodotti che io ho bocciato, però appunto siamo fatti in modo diverso, e mi ricordo sempre l'esempio eclatante è il They Are Real di Benefit, che su di me fa delle ciglia di merda e sugli altri fa delle ciglia incredibili. Il video è finito, io spero tanto che vi sia piaciuto, spero che vi sia piaciuta l'idea di mettere dei prodottini bocciati alla fine, ovviamente se ci sono, quindi non è detto che tutti i prodotti, i video dei prodotti finiti contengano anche alla fine i bocciati del periodo, però spero che la cosa vi possa interessare. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video, e io vi mando un bacio, alla prossima, ciao!